studenti dell'Istituto Rosina Salvo hanno trascorso una giornata in Aula Magna per riflettere, ma anche per farsi gli auguri di Natale, con le esibizioni musicali di Matteo Battiato al pianoforte, le voci di Monica Romano e Anastasia Girliceanu e il violino di Manuel Burrueci. Ma è stata anche una giornata di riflessione sul tema della violenza contro le donne. Il nostro istituto, in fattispecie il Laboratorio di Arte Inclusiva, ha deciso di realizzare questa panchina di colore rosso con le scarpe rosse e questo albero di Natale, che in realtà è un manichino, e proprio ci invitano anche nel periodo di Natale di non dimenticare questi argomenti, un argomento così di attualità e così importante, proprio ci invita a non dimenticarlo. E io poi voglio ribadire che il messaggio che il nostro istituto vuole lanciare, che la pace richiede quattro condizioni essenziali, cioè amore, verità, pace e giustizia. L'altro tema di confronto tra gli studenti è quello dell'inclusione, che in concreto presso l'Istituto Rosina Salvo si traduce con la piena operatività di un ascensore per abbattere le barriere architettoniche. La sua scuola cerca di combattere ogni forma di barriera. Una tra le più importanti sono le barriere infrastrutturali. Infatti la nostra scuola, grazie a un progetto stanziato dalla Regione Sicilia, ovvero il progetto 10.7.1, ha ricevuto questi fondi per la realizzazione di questo ascensore, affinché ragazzi con disabilità, magari anche ragazzi infortunati e insegnanti possono usufruire di questo ascensore.